I santi sono amati. Alla loro attrazione spirituale che supera le frontiere delle chiese, non sfugge neppure qualche incredulo. Essi non hanno bisogno di essere canonizzati, perché la comunità, il popolo che li ha conosciuti, li ha già eletti. Sono stati un esempio di fede per la loro epoca, un conforto fraterno e talvolta un'espressione della divina provvidenza, e continuano a colpire profondamente più uomini e donne di quanto si immagini. Privilegiati dell'amore di Dio sono esseri a cui non apparteniamo e non apparterremo mai. Eppure essi sono nostri amici, nostri fratelli, nostre sorelle, perché i santi non sono superuomini, anzi, lo sono meno di tutti. Sono gli esseri umani più umani degli umani, così vicini a noi, peccatori come noi, eppure scelti, predestinati dalla grazia. Felici o tragici, sono comunque vittime ed eroi di grandi destini, perché lo scandalo della nostra fede è proprio nella libertà di aderirvi. Questi meravigliosi spiriti, colmi di speranza, si battono sempre come dei disperati. Ma la vita dei santi ha un altro ritmo. Quando l'opera improvvisamente e misteriosamente trova un equilibrio, viene come strappata da terra e vola verso il cielo. Dio non vuole conquistarci il nostro malgrado con la violenza o la seduzione. Dio, che è amore, si appella all'amore, lascia libere le sue creature di accettare o di rifiutare la sua misericordia, che si fa concreta in queste creature predestinate. Allora chi può dire di essere predestinato? I primi amici di Gesù? Giovanna d'Arco? Francesco d'Assisi? Caterina, Chiara, Teresa di Lisieux, la piccola Teresa e tutte le schiere dei santi? Ma chi altro? Per quanto miserabili, anche voi ed io. Il suo principe, pur senza averlo mai visto.
Non si sa quale sia stato il colloquio fra Giovanna e il suo re. Si sa solo che lo sfortunato principe uscì da questo colloquio distrutto e che Giovanna ne uscì comandante in capo dell'esercito francese. Sulla prezella d'Orléans viene chiamata per rialzare il prestigio dell'esercito inglese battuto. Viene raccapezzata una giuria di prelati senza scrupoli.
Callisto III ordinò pochi anni dopo la revisione del processo e nel 1456 ne proclamò la riabilitazione. Beatificata nel 1905 da Pio X, fu canonizzata da Benedetto XV nel 1920 e proclamata quello stesso anno dal Parlamento di Parigi eroina nazionale della Francia. Riconosciuto in
e nell'immensa sala in cui si consumava l'ingiustizia si è alzato il frate Jean Lemaître, che ha pronunciato la requisitoria contro Giovanna. Dopo aver detto tutto quello che sapeva, tutto quello che era utile sapere, la piccola vittima è pronta. Tanti dottori della Sorbona
riuniti per giudicare una ragazzina. Dopotutto, mio Dio, perché? Perché lasciare il proprio paese, andarsene per il mondo, pretendere di incantare il re, pretendere di salvarlo? Carlo VII ha vissuto realmente un giorno soltanto, quando, attraverso l'immensa sala, l'intrepida fanciulla si è fatta largo fra la folla, con le sue piccole mani, nude e fiere, ed è andata ad inginocchiarsi davanti a lui in perfetto silenzio. L'avevo detto io. Il re rischierà forse di inimicarsi la gente di chiesa per una pastorella. Dio vi ama 100 volte più teneramente di me. Dio vi ama 100 volte più. Dio vi ama 100 volte più teneramente di me. Dio vi ama 100 volte più teneramente di me. Ho combattuto per l'onore della Francia. Santa Caterina e Santa Margherita me l'hanno detto. Un'affermazione temeraria e presuntuosa, superstiziosa e blasfema nei confronti delle sante. Pierre Maurice ha finito di leggere l'accusa. Depone il rotolo di carta sul tavolo. Si terge la fronte. Gli altri si avvicinano. Là, nella piccola stanza stretta, sono tutti riuniti per leggere la condanna a morte. Giovanna, forse per la prima volta, cambia con chi l'ha giudicata uno sguardo di impotenza disperata, uno sguardo da Dio. Giovanna, amica carissima, è venuto il momento per la fine del vostro processo di soppesare bene quanto è stato detto. Malgrado vi abbiano elencato i danni in cui incorrete sia nello spirito e sia nel corpo, se non vi correggete voi e le vostre affermazioni e non le rivedete sottomettendo le vostre azioni all'ordine costituito,
La vostra anima sarà condannata al supplizio eterno e al tormento perpetuo. Considerando dunque con attenzione queste cose, vi ammonisco, vi prego, vi esorto affinché in virtù della dilezione che dovete nutrire per la salvezza della vostra anima e del vostro corpo, facciate ammenda degli errori e ritorniate sulla strada della verità. Ma se non lo fate e vi ostinate, sappiate che la vostra anima sarà inghiottita nell'abisso della dannazione. Thank you.
vuole spiegare, giustificare, scusare i vivi. Ormai una cosa sola importa. Giovanna è una santa e noi come tale la preghiamo. Perché la santità è un'avventura, anzi, l'unica avventura possibile. E la nostra è la Chiesa dei Santi. Ma Dio non ha fatto la Chiesa per la prosperità dei santi, ma perché ne tramandasse il loro ricordo e non andasse perso un fiume di amore e di poesia. La nostra è la Chiesa dei Santi. I santi hanno vissuto, amato, sofferto come noi, sono stati indotti in tentazione come noi. E qualcuno ha avuto il loro fardello da portare come noi e vi si è sdraiato sopra per morire. La nostra è la Chiesa dei Santi, e da quando Dio ha benedetto assieme a noi il grano, la vite, la pietra, il pane, i tetti dove nidificano i colombi, i nostri poveri letti, colmi di preoccupazione, di dimenticanze, da quando Dio ha benedetto i nostri ragazzi dalla risata aspra o le ragazze ai bordi delle strade, da quando Dio stesso ci ha visitato, non c'è nulla in questo mondo che i nostri santi non possano riprendere, nulla che non ci possano donare.